Oggi è una giornata di grande dolore, di grande cordoglio e di partecipazione di tutta la città a questa grande tragedia. Siamo ovviamente vicini alle famiglie, vicini ai feriti che sono ancora in ospedale, però credo che oggi a fianco al cordoglio c'è l'impegno rinnovato di risolvere definitivamente un problema che qui da più di 40 anni e dare una prospettiva certa alle famiglie che vivono oggi nelle vele e che debbono avere, in base al piano che noi stiamo realizzando, una soluzione abitativa dignitosa e definitiva. E noi abbiamo chiesto disponibilità sia alle strutture ricettive, sia in città che in provincia, le strutture religiose, oltre che abbiamo deliberato un contributo di autonoma sistemazione che può consentire alle persone anche autonomamente di trovare una sistemazione anche presso familiari, parenti, amici. Le lacrime di queste famiglie segnate da queste morti assurde e improvvise si mescolano con le stesse lacrime di Gesù. La sistemazione alberghiera può essere sostenibile per un periodo limitato, poi è chiaro che ci vuole una sistemazione abitativa in una casa che garantisca alle persone poi di avere una vita normale. Abbiamo stanziato fino a fine anno 1 milione perché noi insomma, abbiamo un appostamento per annualità, poi se serve ovviamente se ci sarà una proroga con uno stanziamento successivo. Noi seguiamo le regole della protezione civile, quelle che vengono utilizzate in tutta Italia, quindi a seconda del nucleo familiare varia nel caso di un singolo da 400 euro, nel caso di una famiglia più articolata 900 euro. La situazione dell'università va risolta il più presto possibile, ovviamente dando ovviamente una prospettiva, diciamo, di serenità e di sistemazione dignitosa e decorosa a tutti. Quindi io mi auguro che nel giro diciamo, di 2 settimane si possa risolvere il problema per tutti.